trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Che cosa porta a settembre? Scoprilo con la lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono Agata Naturale, di Aspro Fasciato e Geode del Sahara. Variante dell'agata naturale. Andiamo a vedere con le carte dei tarocchi dorati degli estensi quale sarà l'energia generale del mese di settembre 2023 per tu che hai scelto la variante dell'agata naturale. Qual è l'energia generale del mese di settembre 2023 per te che hai scelto la variante dell'agata naturale? La giustizia è una bellissima carta, carta di nutrimento, carta di equilibrio, carta di ricerca di equilibrio. Se hai un processo legale in corso o magari stai attendendo della documentazione da qualche ente o forse vuoi accedere ad un finanziamento o magari devi concludere un contratto o forse rinnovare anche un contratto di lavoro, beh, la giustizia si lega a tutte queste esperienze. Ma non solo, è una carta di gnosi intima, quindi forse ci sta dicendo il mese di settembre per te potrebbe essere un momento nel quale raggiungi una particolare energia, un particolare stato di consapevolezza che ti permette anche di comprendere come nutrire adeguatamente quelli che sono i tuoi sogni, le sue aspettative. La carta della giustizia, laddove fosse rapportata alla vita sociale, rappresenta una bella vita sociale fatta di amicizia franca, bella, pulita o anche di corteggiamento. Una carta che può riguardare il matrimonio, la convivenza, i fidanzamenti, l'inizio di una storia, di una frequentazione. Insomma, sembra che per te sia un settembre di fermento, un settembre dove le occasioni di socializzare o magari di veder muovere i tuoi progetti per il loro cammino, il loro iter verso la loro realizzazione o magari per avere quelle occasioni che stai aspettando. Sembra, ecco, che questo mese di settembre ti apra parecchie porte. Ovviamente andremo anche a vedere poi con l'oracolo delle porte quali sono queste porte in dettaglio, ma già la carta della giustizia è un arcano molto forte. Numericamente la carta del lotto. Lotto sappiamo bene che è un numero che rappresenta i cicli della vita, i cicli che si susseguono l'uno con l'altro, quindi rappresenta l'evoluzione, ma in generale è un numero molto positivo in quanto rappresenta anche la capacità di trarre il meglio sia a livello di insegnamento di vita sia a livello di possibilità da quelle che sono le situazioni attorno a noi, quindi rappresenta anche la capacità di riuscire a cavalcare questi cambiamenti, questi cicli che poi siano magari mentali e basta, destinati poi a concretizzarsi, a manifestare nella vita quotidiana un qualche tipo di evento o che magari siano improvvisi cambiamenti importanti che arrivano. Comunque numero 8 ci dice
sei in grado di gestire questa situazione, questi cambiamenti, questo oscillare del tuo cammino che poi alla fine sa benissimo dov'è diretto. La carta della giustizia è una carta, ti ripeto, molto 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 positiva. Potrebbe rappresentare anche, torno a dirti, un'importante vita sociale, sia per quanto riguarda la realizzazione dei tuoi progetti, sia per quanto riguarda quella che è la vita sociale. Insomma, una bellissima carta. Andiamo a vedere in dettaglio col magnifico tarocco Tot di Aleister Crowley che cosa porta settembre per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. Questo mazzo che adoperiamo per scoprire che cosa porta settembre è il tarocco Tot di Edward Alexander Aleister Crowley. Il celebre esoterista commissionò la realizzazione del mazzo alla pittrice Frida Harris. La Harris era stata iniziata nell'Astrum Argentinum nel 1935. A quell'anno risale l'idea di realizzare un mazzo di tarocchi, in quanto, stando appunto a quanto scritto dalla Harris, Crowley lamentava l'assenza di un qualsiasi studio di spessore sul tarocco. Il lavoro di realizzazione dei 78 Atu, così Crowley chiamava i tarocchi, dovevano durare pochi mesi, ma si sarebbero protratti per ben 5 anni. La prima stampa degli Atu del tarocco di Tot avvenne nel volume The Book of Tot del 1944, che potremmo definire a tutti gli effetti la guida al mazzo. Che cosa porta dunque il mese di settembre per te che hai scelto la variante dell'agata naturale? Il 6 di spade è una carta molto bella, una carta che mi piace molto. Crowley la chiama scienza, scienza come sapere, conoscenza, quindi torna il fatto che comunque in questo settembre potresti avere l'occasione di nutrire adeguatamente anche quelle che sono le tue passioni, non solo a livello lavorativo ma anche a livello proprio di hobbistica. Il 6 di spade è una carta di rivelazione, ma anche una carta di pionierismo, di spirito pioniere, e quindi un qualcuno che comunque si proietta in avanti, vuol scoprire dimensioni e territori completamente nuovi. È una bellissima carta, rappresenta anche l'allontanarsi da quelle che sono le situazioni critiche. L'appeso. 10 di bastoni. L'imperatrice. Il fante di bastoni. Sembra che nel mese di settembre tu riesca a fare un po' quello che è uno dei lavori principali del mago, il riuscire in un certo senso a trasmutare questo appeso, questo senso anche di fermezza, di pesantezza, pur non senza fatica ma con molta determinazione, in un grande potenziale che poi attira nella tua vita, soprattutto intorno a quella che è la fine del mese, delle occasioni di rinnovamento importanti. Questa è la prima cosa che salta agli occhi. Un appeso è una carta di fermo, di stasi, di sacrificio, di segreto anche, quindi magari un qualcosa che non vedi al momento attorno a te come possibilità, in amore, nel lavoro, in qualunque sia l'ambiente che magari ti sta più a cuore, oppure magari in generale nella vita. Ecco che un appeso può rappresentare i dubbi, le paure, il senso appunto di sacrificio o di pesantezza, o la consapevolezza che forse un qualcosa a cui teniamo particolarmente non segue il percorso desiderato, non sembra evolvere, non sembra muoversi. La carta dell'appeso è una carta che porta quindi dubbio, forse porta anche un po' di timore per quello che è il futuro. Certamente è una carta che può parlare anche della dimensione altra, intesa sia come dimensione magica sia come dimensione onirica, ed è un qualcosa appunto che ti costringe a fare un po' i conti, almeno sull'inizio del mese, con quelle che sono le tue aspettative, chiedendoti quanto dai a quel sogno, a quella persona, a quel viaggio mentale che vuoi percorrere, a quella forma di conoscenza che vuoi inseguire, a quel progetto che vuoi concretizzare, quanto stai dando e quanto in realtà stai poco ricevendo. Ma questo fondamentalmente ti insegna anche, oltre a farti fare un po' di sana autocritica,
che la tua determinazione è più forte di qualsiasi smacco scherzo del destino. È un mese nel quale i primi giorni, i primi 10-15 giorni forse partono un po' in sordina per te, ma poi si scioglie tutto con quest'imperatrice che arriva a sparagliare i bastoni del 10 e a disperdere questa energia che sembra un po' fermare tutto il tuo potenziale, una ventata di novità, di freschezza. L'imperatrice è una carta bellissima in quanto rappresenta in potenza tutto l'approccio creativo dell'universo e quindi una carta che ti dice: guarda, qualsiasi cosa per te rappresenti un'oppressione, un momento di pesantezza, un momento di debolezza anche nel quale puoi, perché è umano, permettersi il lusso di cedere e quindi di piangersi forse un pochino addosso, bene, fallo, non c'è problema. I primi giorni del mese sono fatti per l'autocritica, anche feroce laddove sia necessario, ma poi dalla metà del mese tutto si scioglie, improvvisamente le buone notizie arrivano, probabilmente un qualcosa che stai attendendo a livello di comunicazione, se c'è, da dopo mese arriva, oppure magari quell'incontro importante arriva con un fante di bastoni su imperatrice, oppure può arrivare anche quell'occasione tanto attesa. La seconda parte del mese non ti darà tempo di annoiarti, non ti darà tempo di guardarti indietro, non ti darà tempo di chiederti quali e quante energie hai speso fino ad ora per arrivare a questo punto in cui tutto si scioglie, forse nemmeno ti dà la possibilità di renderti conto con quanta velocità tutto si dirige verso una realizzazione che comunque ambisci da tempo. Certo, è ancora presto forse per parlare di quello che potrebbe essere uno dei rami della vita. In generale qua le relazioni sociali le vedo molto importanti, ma potrebbero essere anche carte legate, come ti ho detto prima, al lavoro o ad un contratto. Ognuno poi avrà la sua griglia su cui accomodare un po' l'energia di queste carte, però in realtà ecco che una presa di coscienza, una rivelazione o forse magari una notizia, una comunicazione portata da qualcuno ti viene ad illuminare, ti viene a portare una nuova percezione di ciò che è il tuo impegno e quindi anche ti viene a far vedere i primi frutti di quello che è poi il tuo voler comunque raggiungere un determinato traguardo. Insomma, un mese nel quale attraversi quella frontiera che laddove prima ti costringeva un po' in un momento senza prospettive, ti apre invece un sacco di sentieri. Ed ecco che questo mese di settembre per te, soprattutto nel finale, diventa un momento nel quale una particolare proposta importante o più proposte importanti entrano nella tua vita. Te la butto lì, potrei anche dirti che qua sei tu che ti proponi, perché l'imperatrice alla fine potrebbe rappresentarmi anche la voglia di fare e quindi magari che metti fine a un periodo volontariamente di fermo, in amore, nel lavoro, dove vuoi, e quindi ti metti in gioco, ti rimotivi. Però ciò non cambia che i primi 10-15 giorni del mese sono un po' di feroce autocritica e i restanti giorni invece sono un'esplosione di creatività, forse anche troppa. Ti ripeto, potresti sentirti addirittura subissato o subissata da quella che è la grande onda di energia che entra nella tua vita dalla metà di settembre in poi. È una nuova motivazione molto importante. Il 10 di bastoni rappresenta la capacità di far fronte anche agli ostacoli, oppure magari a quei piccoli blocchi irrazionali che abbiamo a livello mentale che sempre ci frenano. E invece l'imperatrice scioglie, appunto, porta 10 più 13, il cambiamento, peraltro la carta dell'arcano senza nome, verrebbe da pensare, ti porta proprio a cambiare. Non è escluso che questo cambiamento arrivi da te, ma sull'onda di un entusiasmo procurato anche dalla socialità che vivi, quindi amici o amiche che ti motivano, che ti dicono: guarda, comunque questo passo lo puoi fare, questa persona la puoi avvicinare o la puoi riavvicinare. Ed ecco che qui un periodo di chiusura, un periodo di fermo, un periodo di stasi si va a sciogliere e diventa un oceano di possibilità. Andiamo a vedere che cosa vogliono aggiungere.
Il 9 di spade. Non te la stai passando bene. Il 9 di spade è una carta di paura. Potrebbe rappresentare anche un momento in cui l'ansia per una situazione o il senso di colpa o qualsiasi altro tipo di sensazione sgradevole ti fa mancare il sonno o magari ti fa dormire male, o può rappresentare anche un ideale portato all'estremo a costo di enormi sacrifici, un po' come quando magari litighiamo con una persona e ci impuntiamo di avere ragione e non vogliamo fare marcia indietro, ma segretamente dentro di noi sappiamo che forse è giusto che facessimo marcia indietro, più per noi stessi che per l'altro o altra. Ecco che il 9 di spade va a rappresentare tutto questo ventaglio di sensazioni, soprattutto con un appeso, carta di sacrificio, di interiorità, di necessario ribaltamento di convinzioni e punti di vista. Ecco che l'accoppiata di queste due carte va a ribadire che l'inizio mese forse non è un granché. L'8 di bastoni, vedi, dal 10 all'8, mentalmente sei su un 10, un 10 è una carta di resistenza, anche resistenza interiore ad un cambiamento che si rende necessario e che si rivela anche fioriero di grandi soddisfazioni. L'otto di bastoni è una carta di natura, potrebbero esserci momenti nel quale questa avrà una predominanza nel tuo vissuto, quindi magari potrebbero esserci momenti in cui ti concedi di stare in mezzo alla natura, ma l'otto di bastoni è anche una carta di piccoli viaggi, così come il 6 di spade è una carta di grandi viaggi. Per te sta iniziando un viaggio in una nuova percezione di te stesso, di te stessa, che parte da una grande opera di rifinitura, di pulizia della tua interiorità attraverso un confronto fitto e serrato con quelle che sono anche le tue paure, che riesci ad elaborare. L'otto di bastoni è una carta di fioritura, si dice, quindi è un qualcosa che sboccia. Nonostante il momento difficile, c'è una grande speranza per te che hai scelto la variante dell'agata naturale, se ti ritrovi nella variante, ovviamente. Il 4 di spade. Qui vale la pena ragionarci un po'. Tiriamo fuori prima l'altra carta. Il carro. Allora, per qualcuno, non per tutti, sarà il far pace con se stesso, se stessa, e di conseguenza anche il far pace con eventuali situazioni o persone del passato che nel momento in cui rilasciamo, facendoci pace, ci liberano anche un po' dal gravoso senso di malessere, usiamo questa parola, per come magari un qualcosa è andato prima. Quindi qua c'è proprio uno sdoganamento mentale da una situazione, soprattutto per quanto riguarda le storie d'amore o per quanto riguarda quelle amicizie molto forti. Ecco, per qualcuno la prima decade, 10-15 giorni di settembre, farà fare molto lavoro interiore riguardo a quelle che sono le relazioni sociali e il modo di viverle, il non detto, il non visto, il non sospettato, che magari usciranno a galla anche come presa di coscienza, per arrivare poi a mettere un punto definitivo su situazioni che abbiamo lasciato in sospeso e che fondamentalmente ci pesano ancora come un macigno a livello di interiorità. Non sarà per tutti, ma per qualcuno questa cosa qua è predominante. E anche qui il lavoro poi dà il suo frutto in termini di cambio caratteriale, in termini di nuova percezione della vita, quindi anche capacità di affrontare e di attirare a sé quelle che sono le occasioni. Per altri qua si parla probabilmente di una situazione lavorativa, imperatrice e carro alla fine possono essere legati anche a questo, e un 4 di spade forse è un po' un trovare la quadra su un qualcosa che magari rischiava di non darci la necessaria continuità, o magari rischiava di non darci quella che era la sicurezza che noi avevamo chiesto. Ecco che comunque anche qua, secondo me, riuscendo a, qui più che fare pace, direi che c'è riuscendo a trattare un po' con le persone attorno a noi, soprattutto in ambito lavorativo, si avvia una bella stagione, soprattutto per quanto riguarda il costruire insieme, perché anche il fante di bastoni, è una carta che presuppone sempre comunque una comunicazione, o nella gran parte dei casi, mentre il carro presuppone sempre comunque una centralità. Quindi qua
agiscono in due, diciamo, fondamentalmente, e qui motiva la persona. Ed ecco che, per questo torno a dirti, qua c'è probabilmente una situazione che procede, incede lentamente, sia a livello di burocrazia, sia a livello di contratto, sia a livello di lavoro, che una volta che è rilasciata e che è detto ok, quello che è dato, accantoniamo il senso di sacrificio, ripartiamo con questa imperatrice, improvvisa ispirazione e anche nuova linfa vitale, c'è poi un 4 di spade, carta di cura, carta che porta un sanare sia a livello mentale sia a livello di energia quello che è il nostro approccio al problema, quindi in questo caso stiamo parlando del lavoro, al lavoro, ed ecco che porta comunque la capacità di rigenerare una situazione. Quindi se stai aspettando per esempio un rinnovo contrattuale, potrebbe essere il momento giusto, o magari il momento in cui te lo comunicano e ti dicono guarda, comunque sicuramente ti verrà rinnovato il contratto. Ecco che sono carte che presuppongono la capacità di esplorare nuove situazioni, e quindi sicuramente però alla luce di un grande lavoro interiore fatto. Sì, credo che qui sia così. In generale settembre per te è un momento nel quale passi da un appeso, quindi da una carta di fermezza, ad un carro, carta di dinamismo, e quindi di conseguenza è il momento un po' del risveglio, diciamo, ed è il momento nel quale ti riprendi anche la voglia di fare, la voglia di metterti in gioco e soprattutto la voglia di proporti. Questo per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda litigate con qualcuno in precedenza a cui offri magari il calumet della pace, o per quanto riguarda situazioni lavorative che hanno bisogno di un po' di adrenalina in più, di un po' di motivazione in più, che vengono a riconsolidarsi e a ripartire. Solo per alcuni qui si tratta di un avanzamento di carriera o di uno spostamento di mansione che comunque nel tempo si rivela molto costruttivo. Settembre per te è un bellissimo mese dove la rinascita è quasi completa, o perlomeno ti pone in quel fluire di energie che non crea pesantezza, non crea un po', si lascia indietro un po' questo appeso, dici ok, va bene, è un'esperienza passata, è chiusa, è finita. Anche se fosse un momento critico sul lavoro, con magari confronti serrati, alla fine si sceglie di lasciarselo indietro, e qui c'è proprio una nuova occasione che porta quella che è una visione rinnovata di tutto il proprio potenziale e la voglia di rimettersi in gioco. C'è voglia di fare, una bellissima stesa questa. E noi andiamo a vedere che cosa in dettaglio, scaviamo ancora più a fondo con l'oracolo delle porte per vedere questo mese di settembre che cosa ti porta, quali saranno gli eventi principali per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. La porta del giardino, te l'avevo detto che era un bel mese. La porta del giardino indica un presagio estremamente fortunato e ci dice che il consultante è giunto al termine di una fase buia della vita e sta per entrare in un periodo estremamente positivo, ricco di gioia e soddisfazioni. È un momento caratterizzato in particolare da una più assidua frequentazione di vecchi amici, te l'ho detto, un mese nel quale la socialità sarà molto importante, ma anche da nuove conoscenze che porteranno una ventata di novità nella vita del consultante, arricchendolo o arricchendola anche di nuovi stimoli. Ed ecco che vedo, come ti ho detto prima, un qualcosa che sì, nasce da te, ma sull'esempio dell'entusiasmo portato da altre persone in questo mese. La carta annuncia anche grandi soddisfazioni sul piano interiore. Sarà un periodo di ispirazione in cui il consultante potrebbe addirittura decidere di intraprendere viaggi a lungo rimandati, quindi comunque qua mi torna il viaggio nell'8 di bastoni e nel 6 di spade. Oppure anche nuovi studi, nuovi percorsi artistici o formativi che magari non aveva mai considerato prima e da cui invece si sente attirato o attirata. Si tratta quindi di un periodo ricco di novità, molto positive, pieno di iniziative coraggiose che daranno risultati ottimi, anche insperati addirittura.
sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Beh, direi che ha sintetizzato in maniera eccellente quella che è la lettura, però nell'eventualità, mentre io mescolo ed estraggo le carte degli altri due oracoli, ti faccio anche il riassunto. Questo è il riassunto della variante numero 1. La prima parte del mese sembra procedere lentamente, nei primi 10-15 giorni potrebbero farla da padrone autocritica e pesantezza. Tuttavia già dalla metà del mese molte possibilità si affacceranno nella tua quotidianità. Questo mese la socialità è importante per te, in particolare un suggerimento, una rivelazione o il consiglio di qualcuno ti spronerà a prendere delle decisioni importanti per la tua vita quotidiana. Se stai attendendo delle comunicazioni da persone o da istituzioni, è possibile che queste arrivino dopo la metà del mese. Per alcuni queste comunicazioni sono importanti proposte a livello lavorativo. Per altri, sarai tu che prenderai la decisione di comunicare qualcosa ad altri o a proporti in amore come nel lavoro, ma sempre dopo la metà del mese. In pochi casi la decisione potrebbe essere quella di tornare sui tuoi passi con una persona del passato, in amore come in amicizia. Piccoli viaggi e spostamenti potrebbero portarti in luoghi lontani dal caotico vivere della quotidianità. Ma il vero viaggio questo mese è mentale. Questo settembre infatti ti porta a un rinnovato spirito di intraprendenza, chiudendo di fatto un periodo piuttosto difficile. Uno sdoganamento mentale da vincoli limitanti che si proietterà particolarmente sulla socialità. L'ultima parte del mese metterà alla prova la tua capacità di essere diplomatico o diplomatica con gli altri. In qualche caso un piccolo avanzamento di posizione o un cambio di mansione sul lavoro porteranno una nuova motivazione dopo un periodo di tensione. Andiamo a vedere con l'oracolo degli spiriti degli animali. Qual è il consiglio per il mese di settembre 2023? Lo spirito della balena confida nel grande mistero, una carta molto bella che ci dice un po' già quello che ci ha detto l'oracolo delle porte. Comunque per te è il momento di lasciar fluire, è il momento di sapere che l'universo non solo non ti ha abbandonato o abbandonata, non lo farebbe mai, ma addirittura riesce a promuovere quello che è il tuo canto. Sai che la balena è molto famosa perché canta per esprimere la propria socialità nel branco, e quindi torna sia il concetto del confidare appunto nel fatto che per te si sta per chiudere un periodo di prova, forse anche molto tosto, ma anche dell'importanza della socialità, degli amici, delle persone che frequenti o anche delle persone del passato in questo mese di settembre 2023. Insomma, un mese che continua a volgere in positivo quella che è la sentenza di queste carte. Veramente bello, bello, bello. Complimenti per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. Vediamo anche l'Ancient Feminine Wisdom. Amore non corrisposto. Allora, l'amore non corrisposto non è una carta che parla di amore non corrisposto. Bisogna guardare un po' oltre quello che è la sentenza scritta sotto le carte. In realtà la carta di Eco rappresenta la nostra memoria, le memorie a cui ci fissiamo e che ci impediscono forse di sviluppare una forma di amore vera e propria per noi stessi. Vivere nel passato è precludersi la possibilità di cogliere i frutti di un lavoro che sì, c'è stato, è stato bello, però che deve comunque evolvere, deve comunque portare nuove percezioni, anche nuove possibilità. Ed ecco che amore non corrisposto è quello che fondamentalmente torna un po', chiude idealmente il cerchio, perché laddove all'inizio questo amore non corrisposto si esprime in un senso di fatica e di pesantezza che ti fanno forse anche provare attaccamenti irrazionali a situazioni, persone, cose che magari in questo momento non vuoi rilasciare, non vuoi completamente perdonare anche. Ecco che la grande ispirazione di questa imperatrice è
amati, perché se ti ami non hai più bisogno di attaccarti all'irrazionale, ti basti. Ed ecco che compi il miracolo, perché poi nel momento in cui ti basti attiri nella tua vita tutte le benedizioni possibili, sia per quanto riguarda la vita sentimentale che quella materiale e che per la crescita personale. La socialità può aiutarti in questo. È probabile che qui forse ci sia un'idea di correre anche troppo rispetto a quelle che sono eventuali situazioni che ci si presentano, soprattutto in amore. Ricorda che la chiave di questo mese, la chiave di volta, sta tutto nel apprezzare, conoscere, amare te stesso, te stessa, e nel riconoscerti la possibilità di essere anche tu fuori dal coro, per comportamenti, per genialità, per quella che è la vita vissuta, quindi anche per quello che è l'approccio alla vita. Quindi il riconoscerti, il merito che ora di stare bene, e che quindi questo mese ti porterà proprio una idea di liberazione, di sdoganamento da un giogo mentale imposto da situazioni o persone precedenti, e ti farà rifondare anche la socialità, un nuovo modo di vedere le persone attorno a te, con maggiore libertà e con meno irrequietezza di fondo, e magari ti porterà a far pace con qualcuno anche del passato, o a sistemare situazioni, a avviare il sistemamento di situazioni che la sistemazione, si direbbe in italiano, di sistemamento non esiste, di situazioni che con ogni probabilità gravano un po' su quella che è la tua interiorità, la tua serenità interiore. Ecco, un mese veramente eccellente, like meritatissimo, quindi ti invito, se ti è piaciuta la variante, a lasciarlo, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro fasciato, andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato, che cosa porta il mese di settembre 2023. Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. L'energia generale, la ruota. Al di là del cambiamento, che è la parola che di solito si associa alla ruota, la carta della ruota è una carta gioviana, quindi accresce più che cambiare, apre le possibilità, spalanca gli orizzonti, fa in modo che il destino si smuova, riesce a portare un miglioramento anche sensibile. Giove è un pianeta che accresce, e quindi tutto ciò che può essere accresciuto, che può dare frutto, viene invitato ad essere coltivato, ad essere anche accolto nella propria vita. La carta della ruota rappresenta anche l'universo attorno a sé, il mondo che viviamo con le persone che ci circondano, quindi le relazioni sociali, le nuove conoscenze anche, oppure la decisione anche di portare un sensibile cambiamento a livello mentale nella propria vita, nel modo di porsi di fronte agli altri o di fronte anche agli eventi della vita stessa, e quindi porta comunque una sorta di, chiamiamolo così, forse in maniera un po' riduttiva, pensiero positivo. La carta della ruota è una carta molto costruttiva, può parlare del fatto che magari un qualcosa che finalmente si muove, che magari doveva smuoversi appunto, e che finalmente appunto prende una direzione, può parlare di scelte mirate ad affrettare i tempi per la nostra realizzazione, può rappresentare l'ingresso di denaro nella vita del consultante, oppure un momento di protagonismo assoluto in cui magari la vita sociale ci dà tantissimo, può rappresentare anche la necessità di cambiare rotta rispetto ad una situazione, ma non per questo cambiare l'obiettivo. Quindi magari, che ne so, voglio il posto fisso, ma mi rendo conto che nell'azienda dove lavoro è un po' una chimera, quindi provo ad aprirmi ad altre possibilità. La ruota ti dice:
è il tuo momento, un momento aureo che puoi sfruttare per piantare quei nuovi semi che caratterizzeranno poi un ciclo importante per la tua vita nei tempi che verranno. Un nuovo ciclo che forse puoi orientare, puoi direzionare, certamente non puoi controllarlo nella sua totalità, ma sicuramente puoi dargli un imprinting importante. La ruota, come ti ho detto prima, è anche l'entrata di denaro, in questo senso può rappresentare il frutto di un investimento, una piccola vincita, o magari dei soldi che ci dovevano arrivare, o dei soldi che ci rientrano, magari, che ne so, abbiamo dovuto pagare quella tal bolletta, abbiamo dovuto fare quella tal spesa, bene, ecco che improvvisamente da un'altra parte, da un'altra situazione ci rientrano dei soldi, o anche dei beni immobili o dei beni materiali, insomma tutto ciò che può concorrere a rinsaldare quella che è la nostra situazione materiale. Ecco che la ruota è una carta in questo senso estremamente positiva. Per quanto riguarda l'amore, la carta della ruota di solito non rappresenta grandi sconvolgimenti, ammesso che la tua storia non sia addirittura di arrivo, allora la ruota ti invita a lasciare, ma in caso contrario rappresenta l'accrescimento di un qualcosa che già c'è, di una connessione fra due persone, a qualsiasi livello sia, che va ad aumentare, va a crescere, va a portare forse anche, con l'allegoria appunto della ruota, la totalità e le stagioni e i riti agricoli sui quali non mi dilungo, va a portare anche l'idea di una buona e sana sessualità, di solito proprio associata ai momenti dell'anno. Insomma, una carta estremamente positiva che accresce una situazione che di per sé parte, almeno a vedere con una carta di ruota, anche in modo abbastanza speranzoso. Andiamo a vedere col tarocco tot di Aleister Crowley, per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Intanto magari ti racconto un altro po' della storia di questo magnifico mazzo. Nella sua opera più celebre, Magic, Crowley non si mostra in realtà molto tenero col tarocco e spesso negli stralci riportati dai suoi diari definisce la consultazione dei tarocchi inutile. La prima edizione a stampa del mazzo tot avvenne molti anni dopo la morte di Crowley, nel 1969. I dipinti della Harris si confacevano in modo estremamente aderente alle suggestioni visuali della cultura underground del tempo. Questa prima edizione del mazzo è nota per essere stampata soltanto a due colori, i toni di blu, in realtà ciano si direbbe, sul fronte, o i toni di rosso, in realtà si direbbe magenta, sul retro. Soltanto nel 1977 si ebbe la prima edizione a quattro colori del mazzo. Quali sono le energie e gli eventi principali di settembre per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato? Il diavolo. Sembra che qui il denaro, i benefici materiali, la materialità, la sessualità o tutto ciò che comporta anche il godere di piaceri terreni sia preponderante. Un bel settembre scoppiettante, dai, te la godi, te la godi. La regina di denari. Il 6 di denari. Il 2 di coppe. La regina di bastoni. Beh, in particolare per quello che riguarda l'amore è sicuramente un mese importante, laddove magari appunto sessualità, seduzione, magnetismo fra più persone avranno comunque un certo peso. Hai due regine, di nuovo torna il concetto di crescita e maturazione, di occasione e di progetti, un po' come già la ruota ti dice, è tempo di far crescere ciò che è stato seminato nei mesi precedenti. Un 6 di denari è un dare, un darsi e un avere anche, ed un imparare anche ad avere, quindi c'è un equilibrio di fondo, soprattutto a livello sociale e soprattutto a livello emotivo, che ti porta a vivere un mese di settembre nel quale sicuramente le opportunità per abbandonarsi a momenti conviviali e momenti anche forse molto più che conviviali potrebbero essere molte. Una regina di bastoni però ti dice di affrontare qualsiasi situazione con la giusta dose di fermezza interiore. Quindi sì, ok, datti, ok, se quella persona ti invita ad uscire, esci, ok, se nasce qualcosa di più, abbraccia
questa esperienza, però fallo sempre rimanendo centrato, centrata su te stesso, te stessa, perché è questa alla fine la chiave di volta che ti ha portato a veder sbloccare nella tua vita alcune situazioni, già secondo me da tempo, con una ruota e una regina di denari, e ti ha portato anche a sapere come impiegare il tuo tempo, come impiegare le tue risorse, come impiegare le tue energie. Certamente qui, torno a dirti, l'impiego dove il frutto è più ghiotto è quello relativo alla sfera sentimentale, la sfera sessuale, la sfera emotiva. Importanti per te in questo mese, una regina di denari si dà a prescindere, capisce il valore delle persone che ha attorno e dà il suo apporto, anche fosse solo una tenera amicizia, che comunque con un due di coppe ed una regina di bastoni forse è destinata a rasentare qualche traguardo in più di una semplice amicizia. Potrebbe essere un periodo aureo per te, anche se sei single. Due regine mi potrebbero rappresentare anche più possibilità, e un due di coppe mi rappresenterebbe forse la tendenza un po' a sondarle queste più strade. Quindi potresti anche essere una persona che per questo mese sceglie di non porsi limiti e dogmi in quelle che sono le relazioni ed aprirsi a più possibilità contemporaneamente, alla fine anche per il semplice star bene, che potrebbe apparire agli altri magari come compensazione. In realtà in questo momento scegli di non porti limiti, e questo è bellissimo, scegli di darti delle possibilità. A livello lavorativo certamente qua si parla anche qui di una realizzazione che viene più verso la fine del mese, o comunque l'avvio di un qualcosa di importante, un consolidamento che arriva a fine mese, soprattutto se stai aspettando vittorie legali, burocrazia. La regina di bastoni è anche una carta che mi rappresenta l'avvocato o l'avvocatessa, così come la regina di denari mi rappresenta gli enti, e quindi comunicazioni da parte di enti o da parte di aziende con le quali ci sono in ballo lavori, contratti, eccetera, potrebbero farsi attendere per tutto il mese per poi farsi vive intorno alla fine del mese. Una regina di denari mi rappresenta anche lo spendersi a livello di salute. Forse ti stanno dicendo di rimanere centrato, centrata su di te, proprio per evitare pericolosi cali energetici dovuti al troppo dare alle istanze altrui. Quindi sbattitene un po' degli altri e pensa a te stesso, te stessa, non fa mai male. Certamente la terza settimana, o il periodo più o meno della terza settimana, è importante non solo per l'amore. Un due di coppe, una carta di festeggiamento, potrebbero esserci magari persone che si ritrovano, o momenti di convivialità importanti, o un momento nel quale scegli un po' di staccare la spina dalle tante preoccupazioni che ti portano a dare tanta attenzione alle istanze altrui e forse appunto a chiederti quanto ricevi. Ma è un mese nel quale fondamentalmente fai la pace col tempo, fai la pace con quelle che sono anche le situazioni che non ti risuonano più, semplicemente ti spogli di troppi orpelli e scegli di assaggiare i ghiotti frutti delle possibilità della vita. È un mese molto bello per te, e qui la vita secondo me ti ha già dato, forse sei tu che non vedi, e forse questo mese qua ti serve anche per comprendere che laddove tu voglia tu puoi vedere le grandi possibilità che la vita ti sta dando. Direi che non è male questa lettura, è molto 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 bella. Mi viene anche da dirti che qui potrebbe esserci a fine mese la possibilità, intorno a fine mese, di mettere a frutto un tuo talento con una regina di denari, un 6 di denari, che magari in questo momento non stai sfruttando appieno. È come se a fine mese per te arrivasse quell'occasione di progetto, di lavoro, di idea, che ti fa dire: ma sai cosa, io c'ho anche questo talento qua, perché non provo? Non sarà per tutti, però l'innamorato. Il cavallo di denari sarebbe il re nel Crowley. Il due di bastoni. L'appeso. Allora, ti vado a confermare che qui ci potrebbe essere veramente un qualcosa che è latente in te come potenziale, che si risveglia a fine mese, e non parlo solo di amore, parlo proprio di potenzialità.
quindi di un qualcosa che a livello di progettualità, un'improvvisa illuminazione, ti porta ad un livello superiore anche con quella che può essere una sensazione di sfida verso le altre persone. Quindi magari un po' come dice, guarda, mi sono iscritto al corso di cartomanzia di Cronos. Sì, ora vuoi fare tarocchi te. No, invece ce la posso fare. Ecco, qui c'è uno step del genere, un po' come se le persone attorno a te tendessero, invece che aiutarti, a demotivarti. E quindi tu alla fine decidi un po' di fare attestate con gli altri, di io seguo la mia strada, faccio le mie scelte. Però ci sono anche due carte di due. È un primo parziale successo con la promessa di un miglioramento. Quindi torno a dirti qua, tutto quello che arriva e cresce in settembre è già stato piantato nei mesi precedenti. E c'è un re di denari, quindi una carta di grandi possibilità, è una regina di denari, una coppia fondamentalmente, è come se tu riuscissi ad integrare perfettamente quella che è la tua vocazione alla conoscenza, anche tua agnostica personale, quindi la tua agnosi intima dell'universo, con quella che poi è la realtà, un po' come sui manuali si scrive spiritualizzare la materia. L'innamorato è una carta fondamentalmente di passaggio iniziatico ed è peraltro la metà dell'appeso, quindi un po' come se tu avessi lasciato indietro in questo mese una sorta di prova interiore che consisteva forse poi nel farsi coinvolgere emotivamente troppo anche dalle istanze altrui per scegliere tu come abbracciare il tuo destino e per costruirlo sulla base delle opportunità che faticosamente hai messo in saccoccia nei mesi precedenti. Certamente l'appeso può essere un po' la carta di chi attorno a te lavora per sminuire un po' le tue ambizioni, ma fondamentalmente lascia perdere. Il due di bastoni è una carta di dominio, di azione, di decisione, di dubbio, certo, ma che porta poi a una presa di decisione risolutiva per quello che riguarda i casi della vita. Ed ecco che qui la decisione è di festeggiare. Vedi, sopra c'è un due di coppe, quindi il due di coppe rappresenta appunto il momento conviviale, il momento di festeggiamento. Un mese nel quale scegli di provare un po' tutti gli aspetti materiali della vita, quindi dalla sessualità fino al frequentare persone, fino al metterti attivamente al lavoro su progetti tuoi personali e a rimboccarti di fatto le maniche per costruirti un cammino migliore che ti dia più soddisfazione anche a livello di vita personale, vita intima intendo, quindi anche proprio non solo progetti lavorativi ma anche progetti di vita in generale o sogni. Un mese nel quale ci possono essere persone che non vedi da tempo che ti si ripresentano, con cui magari c'è amicizia, in alcuni casi c'è qualcosa di più. Un mese nel quale sicuramente con questo diavolo avrai la possibilità di festeggiare non solo a livello fisico e quindi col sesso, ma anche proprio a livello di piaceri della vita, la buona tavola, un buon vino, una buona che ne so, una bella torta, ecco. Potrebbe anche essere un mese nel quale non ti farai mancare anche le soddisfazioni della fisicità, ecco. Però è un mese, ti ripeto, nel quale fondamentalmente metti a punto quella che è una strategia che punta molto su te stesso, te stessa, e che se ne inizia a sbattere un po' dei troppi diktat delle persone attorno a te. La regina di bastoni fondamentalmente non si spende per gli altri, ma domina, comanda, a costo di apparire tirannica, con questo appeso che ne ribalta un po' tutta la comprensione, tutto lo spirito, anche molto focoso, quindi anche molto travolgente. Ecco che l'appeso arriva un po' a cercare forse anche di recintare, di fermare questo spirito che vuole essere libero, vuole godersi la vita, vuole appunto tuffare le mani nelle possibilità che la vita gli offre su tutti i livelli. Forse si preferirebbe che tu fossi una regina di denari. Vedi, la regina di denari è quella che si spende, o quello, anche se sei un uomo, che si spende, che quindi magari appunto è sempre attento o attenta alla socialità, come questo innamorato ci dice, di solito una carta di bivio. Che cosa devo fare? Devo prendere questa scelta? Ferirò la tal persona? Non la ferirò? Oppure magari rimpiangerò questo lavoro, rimpiangerò questa occasione, rimpiangerò questo momento. Non rimpiangerai proprio niente. Sei di denari su re di denari, cavaliere nel Crowley, ti ripeto, imparerai a darti, a dare e a ricevere. Soprattutto imparare a ricevere, credo che per te qui sia
basilare. Un 2 di coppe è una carta di festa, te l'ho detto, un 2 di bastoni è una carta di indecisione se fare o no questa festa. Festeggia, goditela, accetta che ti sia dato il giusto riconoscimento per la bella energia che sei, perché sei veramente una bella energia, e che la ruota possa crescere ciò che hai messo in atto nei mesi precedenti. Ti porterà comunque ad una carta di regina di bastoni ed un appeso. Forse potrebbe nascere una nuova situazione di vita, nel lavoro come nell'amore, o anche in quelle che sono le relazioni sociali, della quale ora nemmeno sospetti la portata. Attenzione se stai aspettando rinnovi contrattuali, se stai aspettando vittorie legali. È molto bello qua perché si sblocca un po' tutto nella ultima parte del mese, però con questo appeso ci dice che forse lo sblocco definitivo è posticipato al mese successivo. Quindi è un mese molto costruttivo per te, un mese nel quale inizi a comprendere che ciò che hai seminato va accudito, non va lasciato lì, e soprattutto a farlo per te. Andiamo a vedere quali sono queste possibilità con l'oracolo delle porte in questo mese di settembre 2023. Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. La sublime porta. La carta della sublime porta ha un significato positivo e indica che una persona fidata presente nella cerchia di amicizia del consultante, un amico sincero, un'amica sincera, può offrire un valido aiuto, in particolare se abbiamo quesiti di natura esistenziale che ci portano magari a consultare gli arcani. Di solito si tratta di una persona che ha a cuore le sorti del consultante e che avrà anche un ruolo determinante negli eventi che caratterizzeranno la vita del consultante a breve. Se la domanda riguarda il lavoro, la persona potrebbe avere esperienza nel settore che interessa al consultante, oppure potrebbe fornire contatti utili o un buon consiglio. Anche per l'amore, la carta ci dice di fidarci di questa persona, delle sue parole, perché avranno una rilevante importanza per noi nel futuro. Ecco che torna un po', come ti ho detto prima, ciò che arriva a fine mese è il frutto di un momento nel quale hai scelto di fidarti principalmente di te stesso, di te stessa, di imparare a dare e a ricevere, e qui ci sta dicendo anche delle persone attorno a te. Quindi magari se c'è qualcuno che ti offre un aiuto, ti offre un consiglio, accettalo, però qualsiasi cosa sia, torno a dirti, è comunque proiettata nel futuro. Anche se qui dovesse nascere una simpatia con qualcuno, ci dovesse essere un incontro importante, soprattutto con un 6, con un innamorato, oppure una persona che improvvisamente scegliamo di far entrare maggiormente nella nostra vita, tutto comunque questo mese ti dice prenditela comoda, goditi il frutto, goditi, poi comunque nei successivi mesi sarà qualcosa di ancora più costruttivo per te questa situazione cui scegli di darti, cui scegli di concederti questo mese. Insomma, una bella lettura veramente. Andiamo a vedere che cosa vogliono dirci gli oracoli, però intanto magari ti faccio un breve riassunto, eh? Questo è il riassunto della variante numero 2. Settembre è un mese importante per la sessualità, la seduzione, il magnetismo che può attrarre due persone. Ma anche per la vita materiale, in realtà, è possibile l'ingresso di denaro o l'arrivo di regali o benefici materiali. Tuttavia non perdere la centratura su te stesso o su te stessa, in quanto è proprio questa che ha portato il necessario riequilibrio a livello energetico, adatto ad attrarre un lento ma costante miglioramento materiale. In amore sembra essere un mese pieno di possibilità, con, per alcuni, la scelta di sovrapporre più situazioni pur se in modo leggero. Anche per la socialità questo settembre si rivelerà importante. Inoltre, se attendi comunicazioni da enti, tribunali o aziende, queste potrebbero arrivare intorno a fine mese oppure direttamente agli inizi del successivo. Per alcuni, attorno alla fine del mese potresti abbracciare una nuova sfida, un nuovo hobby, nuovi studi, insomma un nuovo cammino cui ti senti chiamato o chiamata, parallelo a quello della tua quotidianità.
Cerca di proseguire in questa strada ignorando quanti tenteranno di demotivarti o sminuire le tue capacità. I risultati di questo nuovo percorso nel tempo saranno importanti. È un mese nel quale comprenderai il valore di quanto dai agli altri e di quanto ricevi. Un perentorio chi se ne frega potrebbe essere la considerazione risolutiva verso le pretese limitanti di altre persone attorno a te, che cercano di orientare le tue scelte e in generale la tua vita. In alcuni casi questo rinnovamento sarà portato da una persona amica che si affaccia o si riaffaccia nella tua vita. Questa persona potrebbe rivelarsi un prezioso consigliere. In altri casi è una sorta di chiamata interiore. In questo mese non ti negherai il piacere del buon cibo e della convivialità. Vediamo un pochino che cosa vuol consigliarti l'oracolo degli spiriti degli animali. Lo spirito del camaleonte, comportati come se. Lo spirito del camaleonte condivide il suo dono con te per prepararti a dei cambiamenti che saranno per te una grande benedizione. Ci sono condizioni esterne che stanno cambiando e quindi ti viene chiesto di armonizzarti con esse affinché tu possa co-creare il tuo sogno più grande. Forse potresti avere in questo periodo l'impressione di trovarti in un territorio per te completamente vergine, sconosciuto. Lo spirito del camaleonte ti dice goditela, spegni l'ansia, ti dicono già anche queste carte. Accetta il momento, prendi quello che viene perché per te rappresenta un seme importante per il prossimo futuro, è un momento propizio per comportarti come se, agire anche in conformità a quello che sono gli altri, perché comunque dentro di te sta maturando una percezione completamente tua, completamente nuova, che verrà alla luce, vedi un po' come già anche queste carte dicevano, ma in un altro momento. In questo momento è il momento di abbracciare le esperienze. La vita ti sta offrendo una grande lezione. Adattarsi non significa perdere se stessi, ma significa imparare a ballare assieme agli altri e spesso e volentieri ad arrivare a guidare le danze. Stai facendo un gran lavoro, un gran percorso e lo spirito del camaleonte ci tiene a ribadirtelo. Andiamo a vedere anche l'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Pizia, la profezia, è una carta importante perché rappresenta tutto ciò che è profezia. Non c'è tempo per analizzare la profezia, ma sostanzialmente è un qualcosa su cui si ha un'idea un po' distorta. Si pensa che la profezia sia il leggere l'avvenire. In realtà la profezia è il visualizzare l'avvenire, quindi il codificarlo attraverso quella che è la propria matrice culturale e quindi anche il rivestirlo delle proprie suggestioni. Poi, per carità, ci sta la percezione di ciò che avverrà nel futuro, ma comunque tutto ciò che viene visto va comunque passato al setaccio un po' di quella che è la costruzione appunto caratteriale del profeta, della persona che questa profezia l'ha fatta. Ora, questo per dirti che fondamentalmente forse dentro di te stai da tempo aspettando un momento come questo nel quale sei invitato o invitata a danzare, e forse sai che sarebbe arrivato e forse solo dovevi accettare che entrasse nella tua vita un momento nel quale tutto si sovverte, tutto anche ti tenta un po' questo diavolo ad aprirti a nuove situazioni, e tu forse sei lì che dici mi lascio tentare, non mi lascio tentare, sono questa regina di bastoni, voglio comandare io, voglio. Oppure magari come questo appeso mi lascio dondolare dalle possibilità, dal vento. Non è importa quale tu scelga per ora, l'importante è che tu ti abbandoni, appunto, come dice anche lo spirito del camaleonte, perché dentro di te sai già la risposta, sai già dove vuoi arrivare, sai già dove vuoi andare, sai già che tutto questo non potrà che portarti a un momento di grande danza che ti aiuterà a chiudere un cerchio
per ritrovare la tua strada e per iniziare un nuovo ciclo. È quindi un momento bellissimo questo settembre per te e ti dà una grande lezione di vita, ma non te la dà in modo brutale, te la dà in modo bello, ti fa capire che la vita è bella, che c'è bellezza, che ci sono possibilità, che non bisogna mai arrendersi e che bisogna anche ogni tanto impuntarsi, non solo di dare, ma anche di ricevere. Direi ottima lettura, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del Geode del Sahara. Andiamo a vedere coi tarocchi dorati degli estensi qual è l'energia generale del mese di settembre 2023 per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara. Il carro. È una carta di grandi possibilità, anche di determinazione, cambiamento caratteriale, affinamento della propria percezione di se stessi, del mondo, determinazione, scelta, una carta che rappresenta un potenziale veramente infinito. Si dice che sia la carta associata al concetto di pietra filosofale, è un concetto molto ampio che non ho modo di riassumerti in questo momento, ma soprattutto laddove guardiamo all'alchimia come un lavoro interiore, è la persona che si realizza in tutto il suo potenziale, che vive in maniera eccellente il suo tempo. Il carro è una carta che rappresenta la vittoria su tutti i fronti, che sia essa fisica o morale, la vittoria sul passato, la vittoria sulle proprie paure, la vittoria su quelli che sono magari i propri autolimiti, ed è una carta che rappresenta le possibilità lavorative importanti, i viaggi, gli spostamenti, anche gli spostamenti di veduta. Rappresenta il padroneggiare la propria energia a livello quasi magico, quindi l'attirare nella propria vita tante possibilità, una carta che fa riferimento anche alla sessualità e quindi potrebbe essere un mese nel quale anche questa avrà un suo peso, o se non altro potrebbe essere la seduzione. Sicuramente il carro si lancia diretto, senza paura, in quella che è la propria strada. Certo che questa strada lo porterà, o la porterà se si tratta di una donna, ad un traguardo importante, un traguardo ambito ed un qualcosa che rappresenta fondamentalmente la realizzazione delle sue aspettative o di parte delle sue aspettative. È comunque una carta che rappresenta il non fermarsi. Una bellissima carta, un bellissimo mese, veramente. Andiamo a vedere col tarocco Tot di Aleister Crowley. Quindi, quali saranno gli eventi e le energie principali di questo mese di settembre 2023 per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara? Intanto ne approfitto per raccontarti ancora un po' di storia di questo magnifico mazzo. Il tarocco Tot è ad oggi considerato uno dei mazzi più belli e innovativi di tarocchi. Per bellezza, simbolismo e grado di leggibilità supera di molto, a mio parere, il coevo Rider White Smith. Se vuoi approfondire la conoscenza di questo magnifico mazzo, puoi procurarti il volume I tarocchi di Crowley, di Akron e Ajobanzaf, edito da Mediterranee, o, ancora meglio, I tarocchi di Aleister Crowley, I segreti del libro di Tot, un libro scritto da Giordano Berti, Roberto Negrini e Rodrigo Tebani, edito da Scarabeo. Negli anni si è provveduto a tradurre in italiano anche il testo dello stesso Crowley, The Book of Tot, il quale esiste in un'edizione italiana edita da Grillo Parlante negli anni 90 e ristampata da Cerchio della Luna nel 2019. Questa edizione è da prendere con le dovute cautele a motivo della traduzione non sempre affidabile. Se vuoi scoprire il pensiero di Aleister Crowley attraverso i suoi scritti, puoi rivolgerti al sito Sotl, S-O-T-V-L, nel quale troverai un'ampia selezione di libri tradotti in italiano e ben curati nella traduzione e nell'impaginazione. Bene, andiamo a vedere quindi quali saranno le energie
negli eventi principali del mese di settembre 2023 per te che hai scelto la variante del Geode del Sahara. Il 4 di bastoni, una carta molto bella, rappresenta la realizzazione nel lavoro, una relazione felice, una vita sociale intensa, le possibilità, sempre con quella punta di autocritica che porta forse una nota di insoddisfazione. Il 4 di bastoni è anche la carta del lavoro da completare, ma può essere anche una carta di anticipo. Anticipo può ritenersi anticipo di soldi, magari un qualcuno ti dà un anticipo, ti dà un qualcosa con la promessa di un sostanziale miglioramento dopo, o forse una piccola vincita che ti aiuta ad andare avanti, o magari può essere semplicemente anche l'anticipare di un progetto e quindi il prendere accordi per un progetto lavorativo che ti cambia la vita o che comunque ti influenza in maniera estremamente positiva la vita. Il 4 di bastoni comunque è una carta importante anche a livello familiare, rappresenta comunque anche quella che è la propria famiglia, famiglia intesa sia come fisica sia come animica, quindi le persone a cui tieni di più, ed è una carta di ottimi rapporti e soprattutto anche chiarificatrice di quelli che sono i rapporti con la famiglia. L'otto di denari. La regina di coppe. Il nove di spade. Il due di spade. Allora, è probabile che qua ci sia da discutere qualcosa in famiglia, eh? Perché comunque l'otto di denari, la regina di coppe sono carte che fanno riferimento alla famiglia. Il 9 di spade potrebbe essere un momento di confronto serrato con alla fine una risoluzione, 2 di spade, quindi è possibile che ci sia un po' da mettere qualcosa in chiaro in famiglia. Non deve essere necessariamente un qualcosa che cambia la vita, può anche essere magari, che ne so, la classica occasione di lavoro, la classica storia anche da costruire, il classico sogno che magari la famiglia non approva, ti dice no, ma è qui, magari poi nasce il conflitto, però in realtà potrebbe effettivamente essere sia l'uno che l'altro, ecco, potrebbe essere sia a livello di tentativo da parte del proprio nucleo familiare di limitare, ma potrebbe essere anche proprio una questione fisica da associare alla casa. La regina di coppe del resto è una carta di casa. Non aver paura, tutto si risolve. 2 di spade, una carta di pace, una carta di accordo, una carta di mutuo sostegno, una carta di chi alla fine comprende le ragioni delle altre persone, laddove si parte poi con un 8 di denari, quindi una carta anche di continuità. Certamente potrebbe essere un periodo nel quale parti molto motivato, motivata all'inizio, poi forse c'è questo metà mese nel quale a livello familiare forse c'è da mettere in chiaro qualcosa, però alla fine ti vedo molto 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 convinto, convinta dei tuoi passi. 3 di spade, asso di bastoni, 3 di denari, 3 di denari. Beh, allora, c'è da notare che apriamo con un 4 di bastoni che somiglia molto alla carta della ruota e finiamo con una ruota. Quindi io credo che questo mese di settembre per te sia un mese nel quale forse porti alla luce nodi a livello interiore, non voglio dire karmici, però comunque a livello interiore, o conflitti anche con quelle che sono appunto le persone della tua famiglia o le persone più vicine attorno a te, li affronti, ci fai delle belle testate e poi alla fine ne esci vincitore o vincitrice, alla fine le corna se le spaccano gli altri e questo insomma gioca molto a tuo favore. Il 3 di spade non è sempre la carta di tradimento, il 3 di spade è anche una carta di idealismo puro e quindi fondamentalmente qui c'è un qualcuno che forse questo mese saprà trovare quella motivazione in più per realizzarsi in quelle che sono le proprie aspettative, ma potrebbero esserci limiti delle persone attorno a lui o lei. Questo in amore come nel lavoro, magari la nuova conoscenza che non viene accettata dalle persone attorno a noi, magari
la nuova opportunità di lavoro che ci costringe ad essere ancora meno presenti in famiglia. Il tre di denari di fatto è proprio una comunicazione inerente il lavoro, inerente quelli che sono le opere materiali, e potrebbe portare appunto una sorta di disagio. Ma anche il 9 di spade è fondamentalmente una carta di idealismo, forse meno forte del 3. Non faccio per addolcirti la pillola, ma potrebbe essere magari proprio un qualcosa che ti assorbe più tempo, ti fa togliere tempo alle persone che hai attorno, e quindi magari ti porta anche una sorta di conflittualità. Tuttavia qua c'è un asso di bastoni su una regina di coppe, ciò che origina questo momento di frattura in realtà è molto costruttivo, perché può essere una nuova conoscenza, può essere una nuova opportunità, insomma una ventata di novità che arriva a sparagliare un po' la tua diciamo tranquillità, anche la tua routine, e a solidificare il tuo idealismo. Ecco che qui questa occasione diventa motivo di confronto aspro con le persone attorno a noi, che alla fine però capiscono che la strada che abbiamo scelto la dobbiamo seguire. La ruota è una carta che accresce, che porta potenziale, porta possibilità, porta soldi. Tu parti con una situazione dove l'economia già di per sé sembra rialzare un po' la testa, o alzare o tenerla su, comunque sembra che vada abbastanza bene. Chiudi con una ruota che è una carta di potenziamento delle proprie facoltà energetiche e anche delle proprie risorse materiali. Però devi passare da un momento di aspro conflitto con le persone attorno a te, o comunque un momento nel quale qualcuno tenta di tirarti indietro. Devi fare attenzione a questo, soprattutto laddove si trattasse di progetti di lavoro, potrebbe esserci la firma di un contratto che rischi di perdere se dai troppo retta a quelle che sono magari persone che forse non capiscono la tua vera vocazione e tendono un po' a volerti instradare anche a livello di consigli, un po' mai uno si facesse i cazzi suoi, quindi tendono un po' magari a volerti anche instradare, privandoti forse della possibilità di dispiegare completamente le ali e di volare verso gli orizzonti che ti sei posto, che ti sei posta. Certamente un mese nel quale il conflitto sociale intorno alla terza settimana potrà farsi sentire nel bene come nel male e portarti appunto alla maturazione di una nuova ritrovata pace interiore, e che poi si rifletterà anche nelle persone che comunque, forse non capendo quelle che sono le tue ambizioni, cercheranno appunto di tirarti indietro. In amore può esserci una conoscenza importante o il canonizzare un'importante situazione qua nella prima e seconda settimana, un qualcuno forse che sia addirittura idealizzato in un certo senso, o magari che si idealizzerà e che arriva un po' a sparagliare la nostra routine. Anche questo con conflitti ovviamente, però anche questa è una cosa che poi riusciamo a risolvere. Insomma, un mese movimentato nel quale parti con quella che è una sicurezza e degli obiettivi molto solidi, forse un senso latente di sfiducia. Un'occasione importante arriva a livello di realizzazione nella vita, soprattutto se lavori con la comunicazione, l'arte, il bello, il design, il fashion, o comunque anche la grafica, per dire, se lavori con questi lavori comunicativi o se sei un youtuber anche tu. È un momento nel quale segue di profonda crisi, profonda anche introspezione e confronto serrato con le persone attorno a noi, e alla fine anche poi un senso di liberazione da quello che è un po' il percepire il gioco del doversi allineare al pensiero altrui. Sei un asso di bastoni, sei una regina di coppe, sei un numero uno fondamentalmente, sei una ruota, non puoi assolutamente accettare che altri arrivino a dettare le regole nella tua vita. Questo mese sarà risolutivo in questo senso e purtroppo non immune da conflitti. Però è un bel mese, secondo me, un mese nel quale puoi ambire a frenare le tante voci che cercano di influenzare la tua vita, che cercano un po' anche forse di tirarti dalla loro parte. In alcuni casi questo potrebbe originare anche del biasimo, e quindi fai attenzione soprattutto dopo la metà del mese a quella che può essere l'invidia altrui e anche comunicazione di gente che forse magari non è proprio pulita con te, magari si vende in un modo e in realtà vuole un'altra cosa. Ecco, anche qui ti invitano un po' a lasciar perdere, a lasciar fluire. Sono un po' degli atteggiamenti che magari prima erano foraggiati da questo grande idealismo che in alcuni casi toccava l'autoinganno,
e che magari ti facevano aprire anche a persone che forse non erano proprio il top per la tua realizzazione. Ecco, qui ti dice rilascia anche queste, perché comunque puoi ambire, soprattutto dopo questo settembre, a crescere in maniera esponenziale anche a livello economico. Qua è preponderante, qua non è che non c'è amore, perché secondo me con una regina di coppe e un asso di bastoni c'è, però c'è più sessualità, secondo me qua c'è più seduzione, c'è più gioco. Il top qua lo dai nel lavoro, secondo me, o comunque nella realizzazione materiale, o in quelle che sono magari le dinamiche che ti portano poi a realizzarti lavorativamente parlando, o nella vita. Un mese nel quale capisci che la tua solidità non può sottostare al diktat di altri. Andiamo a vedere con l'oracolo delle porte gli eventi principali di questo mese, ancora più nel profondo, mi viene da dire. Vediamo un po' che cosa ci dice per te, che hai scelto la variante del Geode del Sahara. Intorno alla terza settimana di settembre cerca anche di riposarti, anche potrebbe essere anche questo che ci dice, un po' forse a sovraccarico di input di questa regina di coppe, asso di bastoni, potrebbe darti anche una botta emotiva, quindi cerca di affrontare le cose in maniera ancora più tranquilla. La porta d'estate. La carta della porta d'estate ci dice che è arrivato il tempo della mietitura, quindi di raccogliere i risultati di ciò che abbiamo seminato col nostro lavoro nei mesi precedenti. È il momento di godersi il meritato riposo, ma anche di valutare l'esito degli sforzi fatti. La carta è un ottimo presagio, in particolare se la domanda riguarda gli studi, poiché annuncia la felice conclusione di un ciclo di formazione, e questo secondo me anche nella vita. Il conseguimento di un titolo, il superamento di un esame, anche di vita, ti ripeto. Manca poco al traguardo e dopo averlo superato giungeranno finalmente riposo e svago. Per l'ambito professionale la carta ci dice che tra poco vedremo i frutti del nostro lavoro. Dal punto di vista sentimentale preannuncia nuovi amori, incontri interessanti, ma ci avverte che saranno di natura passeggera o superficiale. Come ti avevo detto, qua vedo molto più la sessualità e l'avventura del momento. La porta dell'estate indica anche un quadro cronologico. Se la domanda lo richiede, la carta ci dice che l'avvenimento su cui verte la stessa avrà il suo naturale svolgersi e completamento, quindi si verificherà nell'arco dei 6 mesi successivi al solstizio d'estate, quindi entro dicembre, direi, perché comunque solstizio d'estate è a giugno. Beh, direi ottima variante. Mi sembra di aver messo tanta carne al fuoco, quindi direi che un riassuntino ci sta, mentre intanto io mescolo le carte dell'oracolo degli spiriti degli animali. Questo è il riassunto della variante numero 3. Fai attenzione in questo settembre, potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per te, soprattutto a livello lavorativo, ma attorno a te non tutti saranno accomodanti e anzi, forse proprio nell'ambiente familiare le tue scelte di vita potrebbero originare conflitti. Per alcuni questo confronto e questo conflitto potrebbero avvenire con il partner o con persone che orbitano attorno a te ma che hanno una visione limitata e limitante del tuo potenziale. Per altri questo conflitto originerà da una nuova importante situazione legata al lavoro che toglierà tempo alla socialità e alla famiglia. Cerca di superare il momento senza aprire ferite insanabili. Nell'arco del mese tutto si aggiusterà. Nella prima parte del mese una sorta di anteprima, una preview, svela il potenziale dei mesi a venire. Gli accordi per un progetto di lavoro, l'arrivo di denaro, una piccola vincita, un regalo importante o un beneficio materiale potrebbero rappresentare solo l'inizio di un sensibile miglioramento di vita. Il mese non sembra essere particolarmente rilevante per le questioni di cuore, ma sarà invece pieno di opportunità per i flirt o per le avventure del momento, portando una bella carica di energia sessuale. Tuttavia, una conoscenza importante potrebbe affacciarsi o in alcuni casi riaffacciarsi nella tua vita proprio in questo settembre. Anche questa situazione tuttavia non sarà inizialmente immune da dubbio o da resistenza da parte tua. Cerca inoltre di riposare questo mese, le pretese degli altri, i tentativi di direzionarti potrebbero stancarti ulteriormente.
Fai attenzione anche all'invidia degli altri o a chi ti si propone come persona concreta e centrata per poi rivelarsi incostante o problematico o problematica anche. Oppure fai attenzione al sovraccaricarti di input e di idee che, pur se belle e costruttive, rischieranno di farti perdere molte energie. Settembre è un mese ottimo per la situazione materiale e per la realizzazione dei tuoi obiettivi. Caduta. Lo spirito dell'elefante impara dal passato. Beh, appunto, come diceva anche la carta della porta d'estate, tira le fila di quello che è il passato perché è il momento di mietere, laddove secondo me qua mietere significa anche mietere non solo inteso come raccogliere frutti, ma anche mietere un po' quelle situazioni limitanti che ti hanno caratterizzato dal passato. Ti ripeto, un passaggio a vedere queste due carte proprio nodale per te, quasi mi viene da dire karmico. La memoria del passato deve essere insegnamento, ma non deve gravare. Quindi insegnamento come situazione che ti dà appunto degli spunti, degli input e degli strumenti per valutare il presente, ok, passato come situazione a cui rimaniamo ancorati, anche no, nel senso via quest'ancora e porta la tua vita ad un livello di consapevolezza e di realizzazione ancora più bella. Questo mese sceglierai di farlo proprio perché riuscirai a capire anche che magari in passato, un po' come ti dicevo prima, forse anche del tuo idealismo, del tuo candore, molte persone hanno abusato della tua fiducia magari, e quindi questo mese riuscirai a capire questa lezione e a porti appunto con un due di spade anche in una quiete, in una serenità che non potrà far altro che attirare il meglio per te nel tempo. Andiamo a vedere anche l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom. Estia, allora è la carta della casa, forse potrebbe anche significare, di nuovo impara dal passato, che magari nelle tue radici c'era un po' anche, ci sono quelle famiglie dove uno dice guarda ho questo progetto, ma no, ma che fai, ma dove vai, un po' forse anche limitanti, ma anche nel bene, voglio dire, non è che uno debba essere limitante perché ti vuole male, magari semplicemente ha paura che tu possa affrontare percorsi che poi ti si ritorgano contro. Ecco, Estia cerca di capire te stesso, te stessa in profondo, ma anche l'ambiente attorno a te. Integrati in maniera più completa, fai la pace anche con quelle che possono essere state situazioni, soprattutto a livello familiare, che nel passato magari possono averti tirato un po' indietro, possono aver tentato un po' di tarparti le ali. Perché non è più il momento di restare ancorati a vecchie situazioni, ma è il momento di godersi la vita, di affrontare anche tutte le grandi possibilità che questo universo ci apre, questo momento ci apre, anche a discapito magari di comunicazioni o di invidie che potrebbero farsi sentire nella loro pesantezza più importante intorno alla terza settimana. Però in generale è un buon mese per te, direi, c'è molto sesso qua, eh? Fa un mese che ti diverti parecchio questo, eh. Non sarà per tutti, ma comunque una bottarella ogni tanto male non fa. Beh, io ti auguro un bellissimo settembre, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. E così giunge al termine questo primo rinnovato viaggio della Lucerna di Cronos, completamente rinnovato nella grafica, fra cappelli steampunk, guanti borchiati, giacchetti pesanti d'agosto, fra l'altro con un caldo terribile. Beh, comunque mi auguro che queste novità ti siano piaciute. Come vedi, l'essenziale non cambia, c'è Cronos, ci sono i tarocchi e c'è Pico. Noi ci auguriamo che questo video ti sia piaciuto. Se così è, ti invitiamo a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella.
per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti diamo appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Settembre è un mese importante per la sessualità e la seduzione. Affanculo. In amore sembra essere un mese pieno di possibilità, con, per alcuni, accidenta la dove fa casino proprio ora la stampante, vaffanculo. Settembre è un mese importante per la sessualità, la seduzione. Tutti saranno accomodanti e anzi, forse proprio dall'ambiente familiare. Le tue scelte di vita nell'ambiente familiare, coglione. Darà tempo alla socialità o alla famiglia. Cerca di superare il momento senza aprire ferite. Vaffanculo. Familiare e le tue scelte di vita potrebbero originare conflitti. Conflitti, vaffanculo. Conflitti. Per alcuni, questo confronto o conflitto potrebbe avvenire con il partner o quelle realizzazione del mazzo alla pittrice Frida Harris. È il tarocco Todd di Edward Alexander Alistair Crowley. Gattalo pancio! Leggermente differente dai precedenti, un po' steampunk fra guanti borchiati, cappelli strani, tutti colorati, pieni di borchie, vaffanculo rifallo.